Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Guangdian Hai, di San Guangdian. Un chute in cima dello schietto. Un chute secco del Reinaldo quando la bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita. E depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bom Sousa. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Nella puntata di oggi parleremo del Meucci Day, istituito dalla sede dell'Associazione Radioamatori Italiani Versilia in concomitanza del riconoscimento di Antonio Meucci quale inventore del telefono in una seduta speciale del Congresso Americano del 2002. Alla trasmissione partecipa Giancarlo Matraia in collegamento da Viareggio sull'emendamento del Congresso Americano e Riccardo Bozzi, entrambi della sede Versilia dell'Associazione Radioamatori Italiani. Fra le pagine del nostro sito troverete anche il testo completo in lingua originale emesso dal Congresso Stati Uniti su Antonio Meucci. E nella seconda parte del programma abbiamo le consuete notizie dal mondo delle comunicazioni, aggiornatissime, il cui testo insieme a file audio da scaricare in podcast li potete trovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie, quindi prendete nota: email info@radiomagazine.net, ripeto, info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X. Infine occhio anche a YouTube, in quanto siamo presenti anche lì. Ci colleghiamo telefonicamente con Viareggio, con il segretario della locale sezione dell'ARI, ARI Versilia, Giancarlo Matraia. Pronto, mi sente? Sì, prego. Ecco, diciamo, l'ARI Versilia, che è venuto recentemente alla ribalta per un articolo molto interessante comparso sul numero di dicembre di Radio Rivista, no? Che è l'organo ufficiale dell'Associazione Radioamatori Italiani, è un articolo dedicato, diciamo, al cosiddetto Meucci Day, ovvero le celebrazioni intorno al fatto che Meucci è stato riconosciuto dal Congresso americano come inventore, unico inventore del telefono. Possiamo un attimino ricordare la storia di questo riconoscimento da parte degli americani, signor Matraia? Antonio Meucci, che esattamente si chiamava Antonio Santi Giuseppe Meucci, un toscano nato a Firenze il 13 aprile 1808 e deceduto all'età di 81 anni a Clifton, nello stato newyorkese in USA, in America. Diciamo, in Italia è stato assunto presso il governo toscano all'epoca, nel 1823, come doganiera alle porte di Firenze. Ha lavorato in Italia presso il Teatro alla Pergola di Firenze, poi successivamente è stato anche, diciamo, prigioniero, diciamo, perché partecipava ai movimenti carbonari. Trasferitosi a L'Avana, a Cuba, ha lavorato presso un teatro e comincia, diciamo, la sua attività di scienziato, di inventore. Realizza delle diverse apparecchiature per l'elettroterapia, concepisce presso questo teatro qui a L'Avana un sistema di ventilazione, copre la trasmissione delle voci bielettrica durante gli esperimenti di elettroterapia. Poi si trasferisce a New York, acquista presso lo stato di Island, vicino a New York, un'isola a Clifton, un cottage, e incontra lì Giuseppe Garibaldi, 1850 siamo. Incontra Giuseppe Garibaldi, esule negli USA dopo la caduta della Repubblica Romana. Ecco, diciamo che mi sembra un particolare storico molto rilevante, no? Questo incontro fra Antonio Meucci e Giuseppe Garibaldi, non da tutti ricordato, no? Sì, diciamo, anche sui vari testi
diciamo non scolastici, perché Meucci era poco considerato. Comunque sì, il periodo che Giuseppe Garibaldi era lì con Antonio Meucci, diciamo che costruirono così come una piccola fabbrica di candele, quello ormai lo sanno tutti, di candele, che poi successivamente fu ampliato con una produzione di circa 1000 pezzi di candele, diciamo, e serviva questa attività per dare il lavoro ai vari esuli italiani che dopo questa, la caduta della Repubblica Romana, erano fuggiti in USA. Ecco, peraltro credo che queste varie attività imprenditoriali di Meucci, no? Prima in teatro, poi in questa piccola industria di candele, fossero servite anche a finanziare in qualche modo anche la sua attività di ricerca, no? Sì, quello certamente, questa attività, diciamo, serviva, perché era un genio proprio nel vero senso della parola, questo Meucci. Era uno scienziato, anche se sempre non è stato mai valutato o rivalutato come persona, come inventore. Comunque solo ora, piano piano, viene alla ribalta tutto ciò che fece e cosa serviva. Ecco, veniamo un attimino al fatto che più ci interessa da vicino. No? Diciamo la questione, diciamo il contenzioso nato, no, fra Bell e Meucci, no? Che cosa accadde esattamente? Beh, ci fu un periodo, parte ora tutti i vari, diciamo, invenzioni, brevetti, che ne ha fatti un'infinità a Meucci. Quello più interessante logicamente era del telefono. Fu la scorrettezza di diverse persone, e Meucci presentò i suoi disegni, la sua attività, e la presentò al direttore della Westnet Telegraph Company. I disegni furono, diciamo, trattenuti da questa della Telegraph Company, dicendo poi a Meucci che i suoi disegni erano andati smarriti, non si trovavano. Di conseguenza, Meucci, poi essendo caduto, diciamo, in povertà per varie vicissitudini della vita, non aveva denaro sufficiente per rinnovare questo brevetto. Ecco, in sostanza perse, diciamo, titolo nei confronti del brevetto, no? Erano spariti comunque i disegni, il brevetto stava per scadere, ossia si può dire scaduto, non aveva i denari per rinnovare questo brevetto, non si trovavano i disegni, gli fu detto sempre di ripassare, vedremo, ora faremo, brigheremo, in poche parole non furono più trovati questi. Ecco, quindi diciamo in sostanza un vero e proprio furto. Poi, diciamo, in tempi recenti il Congresso americano ha riabilitato tutta la storia, no, di Meucci, riconsegnandogli piena, insomma, tutto il merito dell'invenzione, no? Basilio Catania, un italiano che fu incaricato per effettuare delle ricerche presso i vari archivi a L'Avana, insomma a Cuba oppure a New York, e a forza di rovistare, c'erano circa 18.000 pagine a Washington degli atti del processo intentato dal governo degli USA contro Bell, che si era nel frattempo aveva presentato lui i disegni, lavorato, rielaborato i disegni del Meucci, erano venuti fuori e lui diceva che era una sua invenzione, ecco, ma comunque fu smascherato, fu dato dell'impostore, e fra questi, però poi dopo, con la morte di Meucci nel 1889, tutto andò a finire nel nulla. Era un povero italiano sperduto in una nazione straniera e senza soldi, senza, viveva di sussistenza. Ecco, un povero italiano come tanti italiani che in quel tempo si trasferivano nelle Americhe, no? Ma che cosa ha rallentato, diciamo, il riconoscimento da parte degli americani di questo, cioè dell'invenzione di Meucci? All'inizio tutto fu ignorato, poi, dicevo, come questo Basilio Catania, che rovistando tra i vari documenti venne fuori, fu riesumato, diciamo, un documento che era non fatto sparire, ecco, non sottratto dai vari incartamenti, in cui c'era la nota che Meucci era il vero inventore del telefono e non
Bell. Con questa documentazione in mano, successivamente un onorevole del Congresso degli Stati Uniti, che presentò tutta questa documentazione in quanto cercando di rivalutare questo Antonio Meucci, questo italiano, grazie al suo intervento, dopo una varie documentazioni, varie note, e successivamente il Congresso degli Stati Uniti l'11 giugno 2002 con la risoluzione 269 decretò che il vero inventore del telefono era l'italiano Antonio Meucci e non Bell, in quanto, però, ironia della sorte, Bell si costruì un impero, una grande fortuna. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Ecco, veniamo ai fatti che magari ci riguardano più da vicino come appassionati della radio. Diciamo che la sede locale dell'Associazione Radioamatori Italiani in Versilia ha organizzato un qualche cosa per ricordare il vostro compaesano, no? Sì, un conterraneo, un toscano anche qui. Allora, la sezione Arii della Versilia, dei radioamatori italiani, unica e prima in tutta l'Italia, organizzò l'anno scorso il cosiddetto Meucci Day, che fra parentesi, Antonio Meucci è nato il 13 aprile, mentre invece Marconi è nato il 24 o 25 aprile. Coincidenza, sia Guglielmo Marconi che Meucci sono del mese di aprile, anni differenti, ma comunque, ironia della sorte, sono abbinati allo stesso mese. Allora, per evitare, dato che tutti gli anni in aprile si svolge il Marconi Day, per onorare Guglielmo Marconi, noi abbiamo pensato di farlo, anziché in aprile per evitare questa concomitanza, di farlo in giugno, nello stesso giorno in cui fu decretato dal Congresso degli Stati Uniti che Meucci era l'inventore. Cosicché l'anno scorso abbiamo effettuato a giugno, nei tre giorni lì intorno al 10, 11 e 12 giugno, il cosiddetto Meucci Day, ossia parlando attraverso la radio con i vari radioamatori in tutto il mondo e parlare di questo Meucci, anche brevemente di questo nostro italiano, il vero inventore del telefono. Ecco, un'iniziativa che ha coinvolto tutti i radioamatori italiani con un migliaio di partecipazioni. Che cosa possono fare i nostri ascoltatori per mettersi in contatto con voi? Credo innanzitutto il vostro sito web. Se permette, io ricordo il vostro sito, il vostro indirizzo, che è www.ariversilia.it, è esatto? Sì, esatto, questo è il nostro sito internet, che chiunque può visitarlo logicamente e può vedere l'attività che facciamo e ciò che abbiamo fatto con il Meucci Day. Ecco, da Viareggio era Giancarlo Matraia dell'Associazione Radioamatori Italiani Versilia. Adesso sentiamo anche un altro personaggio di questa piccola sede locale dell'Ari, che è Riccardo Bozzi. Pronto, mi sente? Mi dice quale iniziative avete in calendario quest'anno per celebrare il Meucci Day? Dunque, noi i tre giorni nel mese di giugno che abbiamo stabilito di ripetere questa manifestazione e che ripeteremo tutti gli anni a venire, stiamo facendo un accordo con una nota ditta, una nota azienda di telefonia, la Vodafone, perché essendo le comunicazioni telefoniche evolute nel terzo millennio con la telefonia mobile, ci è sembrato giusto cercare un partner che potesse sponsorizzare questa nostra iniziativa per diffondere ancora di più il nome, l'attività e del nostro concittadino, nostro conterraneo, che purtroppo tardivamente ha avuto questo riconoscimento. Ecco, che ruolo stanno avendo, anche le istituzioni, comune, province, per darvi una mano nell'organizzare questo tipo di iniziativa molto interessante, no? Purtroppo, come sempre succede, i grandi
geni spesso hanno vita difficile nel nostro paese, non soltanto in tempi più o meno recenti. Nomi prestigiosi come Leonardo da Vinci, per esempio, è morto fuori dai confini italici. Lo stesso Guglielmo Marconi ha avuto da parte sua la fortuna di essere il rampollo di una famiglia agiata e quindi di poter sviluppare le sue attività, le sue ricerche senza problemi economici, però tutto sommato poi ha evoluto la sua attività in Inghilterra. Siamo un popolo un po' strano noi, di grandi geni, di grandi inventori, però non sappiamo valorizzare il nostro patrimonio. Per quanto riguarda Meucci, senz'altro quest'anno avremo l'appoggio, se non altro, del comune di Pietrasanta e delle autorità qui locali. Ma dato questo accordo che stiamo elaborando con la Vodafone, speriamo di coinvolgere perlomeno, se non la provincia, ma si spera anche la regione. Poi è tutta una questione di cultura, non è che diciamo le attenzioni nascano per una singola iniziativa, spesso ci vuole del tempo e noi radioamatori lo facciamo, dato che siamo dei volontari, lo facciamo diciamo spendendo del nostro tempo e mettendo le nostre attrezzature a disposizione per far conoscere queste cose qua. Ok, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, io la devo salutare. Io saluto tutti gli ascoltatori e ricordo che questa attività di celebrazione verrà concretizzata inviando una cartolina speciale commemorativa completamente gratuita a tutti i radioamatori italiani, europei e comunque di tutto il mondo che collegheranno le stazioni deputati a celebrare il Meucci Day, quindi un contributo significativo e questo è completamente gratuito. Saluto tutti gli ascoltatori e speriamo ancora di poter riparlare del nostro Meucci. Fin qui Riccardo Bozzi e con questo si conclude il nostro collegamento telefonico con Viareggio, con la sede dell'Associazione Radioamatori Italiani della Versilia, che ci ha dato l'opportunità di parlare del riconoscimento avvenuto nel 2002 da parte del Congresso americano di Antonio Meucci come unico inventore del telefono. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza che richiedeva l'interruzione dei servizi di mobilità di Uber a partire dal 17 aprile. Lo annuncia una nota di Uber contenta per i driver e gli utenti di Uber in Italia che potranno continuare ad utilizzare l'applicazione fino alla pronuncia del Tribunale per quanto riguarda l'appello. Venerdì scorso, infatti, il Tribunale Civile di Roma aveva emesso un'ordinanza chiedendo la sospensiva dei servizi della multinazionale americana per concorrenza sleale ai danni del settore dei taxi. Per i Codacons è estremamente positiva la decisione del Tribunale di Roma. Grazie a tale decisione, sottolinea, gli utenti potranno ancora beneficiare dei servizi offerti da Uber e quindi di maggiore concorrenza e più scelta nel settore dei trasporti. Ma non basta, il Tribunale deve consentire alla società statunitense di operare anche in futuro e senza limitazioni sul territorio italiano. In tal senso il Governo deve subito varare norme che adattino il nostro ordinamento alle nuove possibilità offerte al mercato per permettere non solo a Uber ma anche altre realtà che utilizzano le app di poter offrire servizi ai cittadini in modo da incrementare la concorrenza e offrire maggiori possibilità di scelta agli utenti, conclude i Codacons. A margine della diatriba c'è da dire che oggi come oggi una licenza comunale per taxi costa un occhio della testa e sarebbe bene che le autorità nazionali consentano un più libero accesso al lavoro, soprattutto quando questo c'è ed è possibile creare altra occupazione. La scoperta dell'acqua calda, potremmo dire, ma per dovere di cronaca occorre riferire le notizie che arrivano dalle varie agenzie. La National Security Agency NSA, i servizi del Pentagono al centro delle rivelazioni di Edward Snowden, la talpa del Datagate, è riuscita a infiltrare il sistema protetto di comunicazione e transazione interbancario internazionale SWIFT.
ed ha monitorato moltissime transazioni provenienti da paesi del Medio Oriente, quanto denuncia un gruppo di hacker che si fa chiamare Shadow Brokers, pubblicando numerosi file con documenti bancari e dell'agenzia di spionaggio americana. Lo scopo, secondo esperti del settore, era di scovare movimenti finanziari diretti a organizzazioni terroristiche, insomma quello che in Italia è noto come legge contro l'antiriciclaggio. La notizia riportata da numerosi media internazionali non è stata commentata né confermata dalla società, dall'agenzia americana, ma ha già suscitato le critiche nei confronti degli hacker di vari osservatori. Essi ritengono che la diffusione di alcuni documenti con timbro NSA, con la rivelazione di presunte tecniche usate per decrittare il Swift Code per attaccare Windows, sia estremamente pericoloso. D'altro canto, il controspionaggio americano avrebbe spiato le operazioni di banche di Kuwait, Dubai, Bahrain, Yemen, Qatar e Giordania. La Swift, che ha il suo quartier generale in Belgio, da parte sua ha negato in ogni modo che il suo network sia stato violato. Wind E3 dal 24 aprile abolirà il roaming e applicherà in Italia a tutti i clienti in viaggio per l'Europa le tariffe nazionali, tagliando così gli extra costi finora in vigore quando si è all'estero. Lo comunica con una nota nella quale si precisa che la società è la prima in Italia a anticipare la nuova normativa di taglio dei costi del roaming. Le chiamate vocali sbarcano anche su Google Duo, la chat video di Big G, Google. La funzionalità era disponibile solo in Brasile il mese scorso, ma ora è possibile accedervi in qualsiasi parte del mondo. La app è stata originariamente progettata per consentire le comunicazioni in video, ma questa funzionalità di chiamata vocale fa avvicinare Duo ad altre chat come WhatsApp. Le chiamate vocali possono essere utilizzate sia su Android sia su iOS, semplicemente interrogando con il pulsante presente nella parte superiore dell'interfaccia dell'applicazione. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.